In un mondo segnato da profondi cambiamenti climatici, è di fondamentale importanza capire quali potrebbero essere gli effetti sulle specie che lo abitano. In questo viaggio vi condurremo alla scoperta di uno studio che ha trovato delle risposte in un lontano passato. Tutto comincia dal fortuito ritrovamento di alcuni reperti fossili in una grotta nella località di Praia a Mare, in Calabria. Se ci fossimo recati lì 12.000 anni fa, poteva presentarsi all'incirca così. La grotta del Santuario della Madonna, durante il Pleistocene, era abitata da una comunità di Homo sapiens, cacciatori e raccoglitori. Ora è sede di un santuario e meta di pellegrinaggio. Ed è proprio qui che negli anni 60 viene fatta un'interessante scoperta. Adesso all'interno della grotta ed è davvero emozionante pensare che qui 12.000 anni fa, in un contesto climatico molto freddo, di glaciazione, viveva una tribù di uomini del periodo paleolitico e qui preparavano il cibo, qui riportavano le loro prede rappresentate da una fauna che oggi è completamente scomparsa. Erano presenti leoni, stambecchi, buoi preistorici e migliaia di ossa di trota. Nel 1978 l'Istituto di Paleontologia Umana pubblica un articolo sul ritrovamento di oltre 8.000 resti di trota nello scavo all'interno della grotta. Sicuramente trote pescate dall'uomo nei fiumi circostanti. Questi reperti ora sono custoditi al Museo delle Civiltà a Roma e sono stati messi a disposizione del gruppo di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche per condurre un nuovo studio. Si cercherà di ricostruire avvenimenti accaduti migliaia di anni fa. Ed è proprio da questi resti che comincia il nostro studio. Molto spesso il pubblico è abituato a sentirsi dire che i magazzini dei musei sono pieni di materiali non utilizzati, che allora potrebbero essere venduti o dati in giro. Non è così. I magazzini dei musei sono delle raccolte di archivi che conservano questi reperti a disposizione degli studiosi, che possono, con il progredire delle tecniche e delle metodiche di analisi, dare risultati nuovi e diversi. E in particolare i musei archeologici non possono essere distaccati dall'attività di ricerca, che ne costituisce la linfa vitale, l'aggiornamento continuo e il rapporto diretto col territorio. L'archeozoologia è la disciplina che studia i resti animali presenti nei siti archeologici. I materiali vengono recuperati in corso di scavo nel deposito, sia manualmente sia con setacciature. Vengono lavati, restaurati, siglati per ricostruire il punto esatto dell'area di scavo. Una volta separate anche poi in questo caso le ossa di pesce dal resto degli animali, inizia un'analisi morfologica dei pezzi per stabilire quali sono sia le porzioni sia gli elementi anatomici e a che specie appartengano. Con il confronto diretto è possibile anche stabilire le dimensioni degli esemplari del passato. Il risultato più interessante è stato riconoscere degli esemplari di dimensioni particolarmente grandi che potrebbero far pensare a una trota pescata in mare. Chiaramente per poter sapere a che tipo di trota risalire c'è bisogno di un'analisi genetica del campione. E per l'analisi genetica ci spostiamo nella camera bianca dell'Università Politecnica delle Marche. Uno speciale laboratorio dedicato unicamente allo studio del DNA antico.
Oggigiorno l'analisi del DNA antico si sta affermando come uno strumento indubbiamente potente per lo studio della storia evolutiva di una specie. Se da un lato lo possiamo considerare uno strumento molto efficace, dall'altro siamo anche consapevoli che è uno strumento ricco di insidie, proprio per la natura del DNA antico stesso, un DNA molto degradato, facilmente contaminabile e di difficile analisi da un punto di vista proprio di laboratorio. Gli studi condotti negli ultimi 30 anni da molti ricercatori in tutto il mondo hanno permesso di sviluppare delle tecniche in grado di superare queste problematiche, come ad esempio la creazione di camere bianche e la messa a punto di protocolli lavorativi che comprendono la preparazione del campione, la sua decontaminazione, l'estrazione del DNA, l'amplificazione e il sequenziamento. A seguito del sequenziamento otteniamo quella che è l'informazione finale per farci capire l'origine di quel dato individuo, come si dice in gergo, la sua origine filogenetica. La ricerca archeozoologica ci ha permesso di assodare che all'interno della grotta di Praia erano presenti numerosissimi reperti di trota. Il DNA antico ci ha permesso di capire approfonditamente a quali delle numerose linee evolutive di trota questi esemplari appartenessero. I risultati di questo studio mostrano la presenza negli strati più profondi, quindi più antichi, di una popolazione di una linea genetica mediterranea. Questa popolazione, oggi presente nei tratti più alti dei fiumi appenninici, raggiungeva anticamente le foci, giungendo in mare. Tuttavia, tra gli 11.000 e 9.000 anni fa, la trota mediterranea abbandona nuovamente le foci dei fiumi e viene sostituita da una popolazione di una linea genetica detta atlantica, proveniente dalla Sicilia e dal Nord Africa. Ma cosa avrà portato a tale alternanza di popolazioni che abitavano queste zone? L'ipotesi considera le caratteristiche climatiche di quel periodo. Periodo di grandi cambiamenti climatici, forse ancora più drastici di quelli che stiamo vivendo oggi. Che cos'è il Drias recente? Il Drias recente è un periodo freddo, conseguente allo scioglimento dei ghiacci che si erano formati durante l'ultima grande glaciazione. Al termine della glaciazione vediamo un repentino riscaldamento, questo picco verso l'alto. Un repentino riscaldamento seguito poi da un calo di nuovo delle temperature. Perché succede questo? Succede perché nel continente nordamericano i ghiacci che erano nella calotta glaciale cominciano a sciogliersi e va a formare un lago, il lago Agassiz. Il lago Agassiz si riempie a tal punto che deborda e sversa acqua dolce in oceano. Di fatto va a interferire con la formazione di questa corrente. La corrente del Golfo. La corrente del Golfo è un'importante corrente che trasporta acqua calda fino in Atlantico settentrionale. È grazie a essa che il continente europeo presenta un clima temperato. La sua interruzione è in grado di provocare un brusco e repentino calo delle temperature. Esattamente quello che è successo nel Drias recente. Il confronto dei dati archeozoologici con lo studio del DNA antico ci ha permesso di ricostruire la biologia della trota in un periodo di significativi e importanti cambiamenti climatici. In particolare innescò nelle trote mediterranee un comportamento migratorio verso il mare, il comportamento che viene definito anadromia, simile a quello del salmone dell'Atlantico. Un'annuale migrazione verso il mare costituisce un grande vantaggio evolutivo. Il mare è infatti un ambiente ricco di risorse, che permette agli individui di raggiungere una taglia più grande, che si traduce in un maggior successo riproduttivo. Il progressivo riscaldamento climatico che portò alle condizioni di cui tuttora viviamo innescò nelle trote del Nord Africa e della Sicilia un comportamento migratorio verso nord alla ricerca di un clima più mite e più favorevole. Come facciamo a ricostruire il clima? Ci sono tanti metodi.
quello più efficace però è il metodo degli isotopi stabili dell'ossigeno. Il rapporto tra ossigeno 18 e ossigeno 16 è stato visto essere in relazione alle variazioni di temperatura. Normalmente si utilizzano piccoli organismi marini che si chiamano foraminiferi. Nel nostro caso abbiamo invece utilizzato Helix, la normale chiocciola terrestre. I paleosuoli sono dei suoli antichi che si sono formati in periodi antecedenti a quello attuale. Testimoniano l'attività e la presenza di organismi viventi, che possono essere vegetali, che possono essere animali, oppure può essere addirittura la presenza dell'uomo. Lo studio dei paleosuoli prevede delle osservazioni di tipo morfologico che ci danno delle indicazioni sulla presenza di residui vegetali, che possono essere piante o carboni, residui animali, e ci dà delle indicazioni sulle alterazioni che la frazione mineralogica può subire in condizioni climatiche differenti. Ma che ne è stato di quella popolazione che migliaia di anni fa migrò spinta da violenti cambiamenti climatici? Ne sarà rimasta oggi alcuna traccia? Siamo nel Parco Nazionale del Cilento e siamo alla ricerca di trote. In particolare noi stiamo cercando di verificare se queste antiche trote che sono migrate dal Nord Africa potrebbero aver lasciato una traccia nel genoma dei pesci che tuttora popolano questi corsi d'acqua. Siamo finalmente riusciti a catturare alcuni esemplari di trote, adesso cominciamo le osservazioni, le misure, i prelievi, i campioni di tessuto che ci serviranno in laboratorio per l'analisi del DNA. Il problema che riguarda un po' tutti i corsi d'acqua italiani è che a volte le aspettative poi vengono frustrate dai risultati che sono stati alterati da decenni, anzi da oltre 100 anni di ripopolamenti che sono stati effettuati con trote domestiche soprattutto di origine nord-europea, quindi a volte ci aspettiamo di trovare delle trote native, delle trote mediterranee, in realtà troviamo o trote che derivano appunto da queste attività di ripopolamento o ancora peggio degli ibridi che si sono formati tra le trote alloctone e quelle native. E comunque insomma l'aspetto, la morfologia, il fenotipo di questi esemplari sembra promettente, quindi speriamo che qui riusciremo a trovare ancora una buona testimonianza delle trote native dell'Italia. Come dimostrato in questo studio, le popolazioni di trota sono riuscite a far fronte a grandi cambiamenti climatici avvenuti nel passato. Oggi purtroppo si aggiunge una nuova minaccia, legata anche alla distruzione dell'habitat da parte dell'uomo. Chissà se ancora una volta queste antiche popolazioni riusciranno a resistere a stravolgenti cambiamenti.